siamo al secondo appuntamento con la stampa di questa edizione di Politicamente Scorretto, che è la sesta, quindi cominciamo ad avere una certa storia alle spalle. E, come è ormai tradizione, il secondo incontro è quello dedicato all'impegno di Politicamente Scorretto per i giovani. Un impegno che nel corso degli anni è sempre, diciamo, aumentato, tant'è che possiamo dire che, insomma, una buona metà della programmazione della 3 giorni che ci aspetta, dal 26 al 28, è dedicata a loro. E la ragione forse è anche facile da intuire, crede la cultura, la formazione nei confronti dei ragazzi, soprattutto in un momento come questo, dove le risorse sono più che mai scarse e sembra quasi che la cultura sia un orpello, invece dal nostro punto di vista è quanto mai importante, e se appunto nella scarsità di risorse si deve fare una scelta, la scelta è doverosamente nei confronti dei ragazzi, che più secondo noi meritano la nostra attenzione, e investire sui quali pensiamo che sia l'impegno prioritario. E i ragazzi appunto sono protagonisti di Politicamente Scorretto in vari modi, perché si lavora per loro, perché si cerca di parlare il loro linguaggio, perché si cerca appunto di venire incontro attraverso appunto il linguaggio teatrale piuttosto che la musica, ma sono anche protagonisti in alcuni casi. Uno dei primi appuntamenti infatti di questa edizione di Politicamente Scorretto dedicata ai ragazzi sarà alle 16 di venerdì 26, e sarà un appuntamento che in un certo senso è un po' la sintesi, insomma, dell'edizione di quest'anno, che dal punto di vista del filone principale di Politicamente Scorretto, che è quello Alta Civiltà, che è dedicato all'Andrangheta, quindi tutta la giornata della domenica, vede in questo pomeriggio del venerdì protagonista sempre la Calabria, però raccontata dai ragazzi. I ragazzi sono quelli della redazione del Blogos, il nostro centro giovanile, che ha un impegno anche qui da anni molto, molto intenso, e lavora con i nuovi mezzi di comunicazione, con le nuove tecnologie, al punto appunto di avere creato una web radio e una web TV. E il gruppo di lavoro attorno al quale poi ruotano i ragazzi del territorio è coordinato da Sara Carboni, che è qua di fianco a me, a cui io adesso do la parola, perché ci racconterà dell'esperienza fatta appunto dai nostri ragazzi e dalla redazione, guarda caso proprio in Calabria, lavorando sui territori, nei terreni confiscati alle mafie, con le cooperative coordinate da Libera Terra, e con quello che appunto hanno portato a casa come testimonianza, che ha dato come risultato un documentario appunto che si chiama Calabria Andata e Ritorno, che verrà programmato venerdì pomeriggio. E Calabria, 'Ndrangheta, protagonista tristemente anche in questi giorni nel nostro territorio, come sappiamo dalle cronache. E un altro degli appuntamenti tra i tanti dedicati ai ragazzi è quello di venerdì mattina, della mattina del 26 alle 10:30, dove avremo Gherardo Colombo, che parlerà alla platea degli studenti delle scuole superiori. E il teatro tiene 500 posti e ci risulta che le prenotazioni superano il numero dei posti, tant'è che saranno preparate delle sale, insomma, dove attraverso i video, insomma, si potrà lo stesso seguire. E questo segnale, cioè questa risposta così intensa da parte delle scuole, da parte degli studenti, ovviamente ci fa molto piacere. Abbiamo cominciato 6 anni fa e i numeri di affluenza non erano questi, e quindi questo ci fa vedere come la semina, insomma, ha portato buoni risultati. Un altro di questi incontri, sempre a teatro, sabato mattina, il 27 alle 9:30, invece sarà per la prima volta in questa veste di Carlo Lucarelli, che, come sapete, ovviamente è l'anima di Politicamente Scorretto, e senza di lui non avremmo potuto dare vita a questa manifestazione, e che per la prima volta incontrerà da solo gli studenti in quel momento particolare a loro dedicato.
Il teatro è un linguaggio che quest'anno abbiamo molto utilizzato, come vedete nei programmi, per parlare ai ragazzi e addirittura, come vedremo fra un po', anche ai bambini. Apro una piccola parentesi sul teatro perché ci tengo a ricordare, anche se l'abbiamo già fatto nell'altra conferenza stampa, come quest'anno, grazie alla Fondazione Teatro Emilia Romagna, che è ERT, che gestisce il nostro teatro comunale, siamo riusciti ad avere una forte programmazione dal punto di vista, diciamo, del teatro civile, dell'impegno, che addirittura, insomma, abbiamo chiamato politicamente scorretto, proprio per fare suggellare, insomma, così la coesione del sistema culturale che cerchiamo di creare qui, e il lavoro proprio molto stretto e di grande collaborazione che c'è appunto tra i vari, passatemi il termine, contenitori culturali, la Casa della Conoscenza, come abbiamo sentito prima, il centro giovanile dove si lavora anche lì con molti strumenti culturali, e appunto il teatro. Quindi abbiamo addirittura una programmazione che si chiama Politicamente Scorretto, che partirà proprio la sera del 27 con Donna non rieducabile con Ottavia Piccolo, dedicata alla Politkovskaja e alla storia di questa giornalista russa uccisa, e poi proseguirà nel corso dei mesi con questo Politicamente Scorretto, quindi, che ormai tradizionalmente si snoda anche durante tutto l'anno con varie iniziative. Per tornare al teatro, io adesso do la parola e lo ringrazio tantissimo di essere qui questa mattina, a Vincenzo Cerami, perché è venuto a presentarci veramente un'anteprima che più anteprima di così non si può, perché noi stessi programmeremo lo spettacolo di cui ci parlerà, dedicato ai bambini, La favola della libertà, il 1° maggio, perché il lavoro sarà pronto in primavera, e quindi noi abbiamo chiesto di poterlo donare qui ai bambini e alle famiglie del nostro territorio in una delle prime date possibili, e quindi sarà il pomeriggio del prossimo 1° maggio. E anteprima dell'anteprima, ringraziamo oltre Vincenzo Cerami anche gli attori della compagnia teatrale Stilema Uno Teatro, Silvano Antonelli e Alessandra Guarnero, che alla fine di questo nostro incontro ce ne faranno assaggiare proprio una pillola. Wow.